C'est moi, oui. J'ai 18 ans. Je crois que c'est déjà en France. Je suis déjà revenu de l'Indochine. Sono io. Ho 18 anni. Siamo già in Francia. Sono tornata dall'Indocina. Non si amano mai le proprie foto, mai. A me ne piace una sola. Di me a 16 anni, con un vestito da indocinese. Non so se la conoscete. Sì, è questa. Mi piace molto. Penso sempre che l'Olvi Stein dovesse avere un viso inespressivo, quasi neutro. Il vestito era verde. E a Cannes, al Festival di Cannes. Riconosco la blues e sono ingrassata. Vuol dire che avevo ricominciato a bere. Lo sguardo è lo stesso. C'è un invecchiamento naturale, ma sono rigorosamente la stessa persona. Non sono io che non sono cambiata. È che non si cambia mai. Je fais des films pour occuper mon temps. Si j'avais la force de ne rien faire, je ne ferais rien. Faccio film per occupare il tempo. Se avessi la forza di non fare niente, non farei niente. È proprio perché non ho la forza di non fare niente che faccio film. Per nessun'altra ragione. Questa è la cosa più vera che io possa dire del mio lavoro. È un'occupazione che mi piace. Assorbe tutto il mio tempo. Quando lavoro ai miei film non ho alcuna angoscia. Mi sento molto bene. Sono molto stanca. Ed è una sensazione magnifica. C'est ma mère. Avec mon jeune frère qui est mort. È mia madre, con mio fratello più piccolo che è morto. Morì a 27 anni, in 2 giorni, durante la guerra con il Giappone, per mancanza di cure mediche. Eravamo 3. Ma mio fratello era lui. È molto dolorosa questa foto. Per quel bambino. Sì. Avrà avuto 11 anni. 12. Quando morì volevo uccidermi. E ora sto scrivendo un testo su di lui. Sull'incesto. Che si intitola Agatha. Lei era cosmica. Non riuscivo a separarmi da lei. E avevo già degli amanti. Molti. Strano. Ma è stato vissuto così. Era di origine contadina. Era stata contadina. Aveva fatto la scuola per istitutrici. Dopo 20 anni di lavoro, comprò un lotto di terra in Cambogia. Hanno visto arrivare questa donna sola, vedova, indifesa, isolata, e le hanno rifilato una terra incoltivabile. Lei non lo sapeva che bisognava farsi buoni gli agenti del catasto per avere un pezzo di terra decente. E le hanno dato una terra che non era una terra. Era una terra che per 6 mesi all'anno era invasa dall'acqua. E lei ci ha investito 20 anni di economia. E ci ha fatto costruire sopra un bungalow. Ha seminato, ha raccolto il riso. Ma dopo 3 mesi il Pacifico si è gonfiato ed è stata la nostra rovina. E lei quasi ne è morta. Ha proprio perso la ragione. Credo che fosse di rabbia che voleva morire, che stava morendo. Di rabbia, di indignazione. È morta senza aver vinto. Sì, l'ingiustizia si è compiuta, totalmente. Si je compte bien, je dois avoir 8 ans. C'est à Vinlong. C'est un poste sur le Mekong. Et c'est là que j'ai connu Anne-Marie Streeter. Se ricordo bene, devo avere 8 anni. Eravamo a Vinlong, una stazione sul Mekong. È lì che ho conosciuto Anne-Marie Streeter. Era la moglie dell'amministratore generale. Non l'ho mai detto, ma è lei che gioca con la bambina, vestita di bianco, sulla terrazza. La vedevo passare la sera nella sua macchina, guidata dallo chauffeur. Usciva la sera, quando l'aria era più fresca. Era molto pallida. Fu poco dopo il suo arrivo che venimmo a sapere che un giovane
Si era suicidato per amor suo. Ricordo il turbamento che ciò mi provocò, perché questa donna non sembrava fare una vita mondana, né essere coquette. Aveva qualcosa di invisibile. Era il contrario di una donna che si fa notare. Molto silenziosa, sembrava non avesse amici. Passeggiava sempre da sola o accompagnata dalle sue bambine. Qualche volta mi dico che è a causa sua che ho scritto. È da qualche anno che i miei film, i miei libri, sono delle storie d'amore con lei. In India Song ho messo in scena proprio l'amore che ho per lei. Forse non saprò mai perché mi possiede così. Le nipoti mi hanno mandato una lettera. Signora, se desiderate sapere cosa è accaduto alla giovane donna che vi piaceva a Saigon, venite ad assistere all'incontro che ella farà all'età di 89 anni nella sua casa di riposo il 26 ottobre alle 17:30. E mia nonna, dopo avervi sentito alla radio e aver visto India Song, le abbiamo parlato di voi. È stata lei a suggerirci di invitarvi. A presto, spero. Io non ci sono andata. Lei stessa poi mi ha scritto. Signora, avete avuto ragione a voler rimanere in silenzio. Attraverso la giovane donna che io ero, la vostra immaginazione ha creato un'immagine che conserva il suo fascino grazie proprio a questo anonimato misterioso che bisogna mantenere. Anch'io ne sono profondamente convinta e non ho voluto leggere il suo libro né vedere il suo film. Discrezione dei ricordi, delle impressioni che conservano il loro valore restando nell'ombra, nella coscienza del reale divenuto irreale. Je ne me suis pas trompée sur la musique non plus. Elle jouait effectivement du piano. Sur la couleur des yeux non plus. Elle avait les yeux extrêmement clairs. Sur les cheveux roux. Très, très, très roux. Non mi sono sbagliata sulla musica. Lei suonava in effetti il pianoforte. E nemmeno sul colore degli occhi. Era un colore chiarissimo. E i capelli, che erano rossi, molto rossi. E avevo 8 anni. I bambini sono sempre così, geniali. È la casa dell'amministratore generale. Il fiume enorme che si intravede è il Mekong. È la stagione delle acque alte. Le acque sono alte e ci sono molti alberi, terra ed erba che il fiume strappa dalla riva. In certi periodi il Mekong sembra una prateria. Sono dei ricordi estremamente precisi. 2 bambine. Erano mie amiche, solo ogni tanto in realtà, perché c'era una regola in questi posti, tra i funzionari, e cioè che i bambini dei doganieri, degli impiegati, dei maestri, non giocavano con i figli degli amministratori. Le vedevo ogni tanto, ma non erano proprio amiche. Se le mandavano da mia madre, era piuttosto un gesto di carità. Giocano a carte, leggono durante l'ora della siesta. Potrei essere una delle due. Solo che l'ambiente sarebbe meno ricco. Sarei in un giardino, perché non c'erano terrazze così a casa dell'istitutrice. Sempre Mekong dietro, sempre quella luce straordinaria. C'è la più bella di tutte, celle-là. Ho fatto la cronaca di Liberation per 3 mesi quest'estate. Ho parlato del mare, della spiaggia, di un bambino, di una ragazza, dell'amore del bambino per la ragazza. Ma ho parlato anche dell'Afghanistan, della Polonia. Per Danzica sto
sono restata chiusa in casa per una settimana, sospesa alla televisione. Questo mi rimane del mio impegno politico, che non riesco mai, ma proprio mai, ad arrivare all'indifferenza. Il resto ça de mon engagement politique, c'est que je ne peux pas, absolument pas, arriver à l'indifférence. Questa donna, che trovo di una bellezza sorprendente, era la compagna, l'amica di Cole Porter. L'ho trovata in un album di Cole Porter. Ho trovato le mie foto dappertutto in questo modo, a casa della gente, nei giornali. E qui per la profondità del suo sguardo, la bellezza non è abbastanza. Questa è la madre di Nestor Almendros, direttore della fotografia di Truffaut. Ero a cena da Nestor, ho visto la foto, gliel'ho chiesta e lui me l'ha regalata. Adoro il viso di questa donna. Ci trovo una sorta di innocenza, di fiducia, di bontà, di giovinezza, di generosità, di intelligenza. Credo che oggi abbia 85 anni. J'adore. La mia casa. Tutte le volte che vengo in questa casa mi viene voglia di girare. Può accadere che dei luoghi ti facciano venire voglia di fare cinema. Non avrei mai creduto che un luogo potesse avere questa forza. Tutte le donne dei miei libri hanno abitato in questa casa, tutte. Solo le donne abitano i luoghi, mai gli uomini. Qui c'era un granaio. Credo che non mi accada mai di attraversare questa casa senza guardarla. E credo anche che questo tipo di sguardo sia uno sguardo femminile. Un uomo ci torna la sera, ci mangia, ci dorme, ci si scalda. Ma per una donna è un'altra cosa. C'è come uno sguardo estatico, uno sguardo in sé della donna sulla casa, sulla sua dimora e sulle cose che evidentemente contengono la sua vita, la sua ragione di essere, che l'uomo non può condividere. Quando nel film Isabelle Granger attraversa il parco, questo parco, il fatto che lo attraversi non ci fa porre alcuna domanda. Se lo facesse un uomo, se un uomo attraversasse il parco con quella calma, quella quiete, diremmo è andato a pensare. E le donne nella casa sarebbero inquiete di vedere l'uomo nel parco preda dei suoi pensieri. È la stanza della casa che preferisco, forse perché ha il soffitto alto, non so. Avete visto le tele di ragno? Non sono mai riuscita a trovare un bastone abbastanza lungo per arrivare lassù. E allora si lasciano stare lì, ci si abitua. È un pregiudizio quello delle tele di ragno. E poi con una certa luce sono belle. Quando sono qui ho la sensazione di non turbare niente di un certo ordine, come se la stanza, il luogo stesso, non si accorgessero che ci sono, che c'è una donna. Senza dubbio parlo del silenzio dei luoghi. Je crois une mauvaise répartition de l'intelligence. Credo che esista una cattiva divisione dell'intelligenza. Credo che l'intelligenza sia femminile, e mi dispiace per gli uomini. L'intelligenza è molto più viva, profonda, fresca, nelle donne. A condizione che si lascino andare alla loro intelligenza. Questo è il grande corridoio dell'immenso albergo dove abito a Trouville. Sono al 107. E ancora la vecchia numerazione delle camere. Proust stava al 111. On s'est raté a 50 ans. Ça c'est moi encore. C'est 8 heures du matin. J'attends l'équipe technique. Questa sono io. Sono le 8 di mattina, aspetto la troupe. Stiamo per girare India Song. È la foto di me che preferisco. Aspetto la troupe e mi domando cosa girerò. Arrivo sempre un'ora prima e mi faccio delle domande. Ultimamente mi è accaduta una cosa bizzarra. Ero sola a casa. Avevo appena finito di lavare della biancheria. La casa era silenziosa. Era l'inizio d'autunno, verso sera. È arrivata una grossa mosca. Ha volteggiato a lungo dentro il paralume e poi a un certo punto è caduta, morta. E mi ricordo di aver notato l'ora della morte. Dovevano essere le 5:55. Ero già dentro il cinema, ero dentro un film. Era forse la storia della mosca o la storia di me che ascoltavo la mosca, non lo so. Ma ero altrove, da qualche parte, pur essendo là.